oggi vediamo come si utilizza e a cosa serve questo strano strumento che tengo in mano e si chiama sclerometro. E è uno strumento utilissimo per capire velocemente se le strutture in calcestruzzo negli edifici esistenti hanno una resistenza sufficiente e più che altro misurarla indirettamente. Come funziona? Praticamente si appoggia sulla superficie del calcestruzzo, si sgancia e quindi un sistema a molla che c'è all'interno spinge un pistoncino e viene misurato il rimbalzo di questo pistoncino. Attraverso questa misura della durezza del calcestruzzo è possibile risalire alla resistenza a compressione. Perché queste misure siano comunque affidabili, ci sono delle regole per farle, bisogna fare un certo numero di misure sullo stesso elemento e fare una media.